Alla notte dovevi aver paura di andare in giro qua. Perché cioè, trovi marocchini, tunisini, ubriachi, drogati. Te la ricordi la prima volta adesso? Sono picchiati, tagliati, addirittura sono volate e martellate. Ragazzi, basta! Chiamate la polizia! Fermati! 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 Ho un coltello in mano, fermatelo! Stazione di Reggio Emilia, qui le risse sono all'ordine della notte. Al calar del sole, alcune strade si trasformano in zone franche. Bande ex comunitari, bulle che fanno casino, provano la gente. Ieri calci e pugni tra bande di extracomunitari sono volati in via Veneri. Quando le forze dell'ordine sono arrivate sul posto, le persone coinvolte erano già fuggite. Abbiamo identificato 2.837 persone in questi servizi, la stragrande maggioranza di queste persone è straniera. Due sere fa le stesse scene, in 30 di etnia africana, hanno scatenato una maxi rissa davanti alla stazione e questa volta gli agenti sono riusciti a bloccare 7 persone, tutti incensurati. Il giudice però ha deciso di lasciarli subito liberi con obbligo di firma. Ma tu perché sei arrabbiato con la polizia, scusami? Ho avuto un paio di problemi, dopo ti prendo. Giorno. E che colpa ne abbiamo noi? Durante la giornata non facciamo nulla, non abbiamo un lavoro, non facciamo nulla. Diversi extracomunitari ormai sono qui da anni, ma per molti l'integrazione è ancora un'utopia. Questi palazzi a pochi chilometri dalla stazione ne sono un esempio. Questo è uno dei condomini abitato solo da immigrati. All'interno manca gas e acqua calda. Non hanno pagato, è colpa anche dei nostri che hanno tolto. In questo edificio il degrado la fa da padrone e all'ultimo piano vivono addirittura 12 profughi. Ah, 6 room! 5, not 6, 5 rooms. 5 room. Beh, è grande, no? È abbastanza sì, grande. Sì, emozionante, sì. Ma televisione... C'è e poi... uno, quello che sa anche... In una zona dove spaccio e prostituzione sono ben visibili anche di giorno.